Eccoci qui. Buonasera a tutti. Ciao Marco. Ciao, ciao a tutti a chi ci sta ascoltando. Eccoci qui, ancora una diretta di ETF. Stiamo alzando sempre più il livello, assolutamente. Io ringrazio innanzitutto Omar per aver accettato. Come sempre vi chiedo ai primi collegati un favore di dirci se l'audio è di entrambi è tutto ok, così noi possiamo partire tranquillamente. Allora, abbiamo mandato la diretta YouTube, abbiamo mandato i vari link. Nel frattempo vi ricordo che sul canale ci sono poi, oltre ai vari video, eccetera, ci sono anche le ultime interviste, quella con Flavio, quella con Bruno e tutti gli altri personaggi. Ok, vedo che iniziano un po' i collegamenti. Allora, direi subito di iniziare, ma non facciamo aspettare nessuno. E come tutte le volte, iniziamo così. Una tua presentazione e poi partiamo. Ciao a tutti, sono Omar Oprandi, un bergamasco che è scappato però da Bergamo con la scusa della leva militare, poi alla fine sono stato via dal lontanissimo 84 che vive in Trentino, qui in Trentino poi sono diventato anche guida alpina, insomma la mia passione è la montagna in tutti i suoi aspetti, nel vero senso della parola e quindi anche praticando sport diversi. E poi come lavoro sono nel soccorso alpino della Guardia di Finanza, però ci sono delle stazioni distribuite su tutta l'Italia, una di queste è a Tione, vicino a Marano di Campiglio, e lì sono dentro nel soccorso alpino, lo facciamo di professione, d'inverno sulle piste e d'estate invece un po' sulle Dolomiti di Brenta, sul gruppo dell'Adamello e così via. Eccomi qua. Perfetto, allora iniziamo appunto dall'inizio, inizio. I tuoi primi sport, cosa ti ricordi? Cosa ti ha preso? Eri uno sportivo a tutto tondo o eri già finalizzato su qualcosa? Guarda, nascendo in Val Brembana non sono proprio sulle montagne, quelle alte, perché San Pellegrino, insomma, è circa 400-450 metri di quota, forse anche meno. E lì c'erano le Prealpi, le famose Orobie, però dico famose perché comunque per tutto il bacino della pianura padana, alla fine se non si vuole fare tantissima strada, meno male per praticare un po' di sport, sia di mountain bike, sia di alpinismo, anche qualche sciata in pista, eccetera, meno male è una valle che può offrire un po' da far divertire un po' a tutti. Nascendo lì, logicamente avevo la voglia di, così, fin da subito, sulle tracce del papà, a cui piaceva tanto la montagna, a livello escursionistico, ho iniziato a seguirlo. E quindi sentieri, montagne, a lui piaceva comunque anche muoversi in tenda, con la famiglia, anche con la mamma, con mia sorella, eccetera, per vedere anche posti lontani come le Tre Cime di Lavaredo, quando l'ho visto la prima volta, era una roba, cioè, sembrava una scultura, una cosa pazzesca. Però ero ragazzino, avevo 9, 10, 11 anni, per cui non arrampicavo ancora, per esempio. E è chiaro che l'arrampicata un ragazzino di quell'età ce l'ha un po' dentro, per cui quando c'era il sentiero che arrivava vicino dei sassi e che magari i passaggi diventavano un po' complicati per qualcuno, invece lì magari io trovavo il mio divertimento, il mio terreno, con i capelli dritti di mio papà che mi guardava, però insomma. E quindi mi sono dato anche l'arrampicata, avevo 13 anni, ho iniziato ad arrampicare. Alla stessa età ho iniziato a farci alpinismo. Dovete pensare che è 78-79 per la mia età, e lo alpinismo allora era un po' da pochi eletti, dico eletti perché prima di tutto bisognava sapere che esisteva. Seconda cosa, bisognava avere la fortuna di trovare un'attrezzatura piuttosto adatta. Io stesso a quell'età ho iniziato con gli scarponi di cuoio, la prima uscita. La seconda uscita aveva già gli scarponi di plastica, era una plastica molto morbida, sembravano quasi quelli di cuoio, però insomma erano i primi scarponi di plastica e lo sci alpinismo col CAI di Zogno
mi ha portato a scoprire tutte le cime sci-alpinistiche, veramente tutte, perché sono riuscito a andare a entrare nel gruppetto giusto di super mega appassionati. E poi mi avevano un po' preso come mascotte, perché io ero ragazzino, però avevo la gamba ce l'avevo. Avevo iniziato a sciare a 3 anni, quando da piccolino, per 15 anni non avevo problemi, e mi hanno portato veramente a scoprire anche cime un pochettino sconosciute allora, adesso le conoscono un po' tutti, però allora si girava con la cartina, si girava con l'altimetro, si girava quasi con la bussola, se c'era nebbia, non c'erano gli strumenti di adesso, e scoprire le montagne era un'avventura nell'avventura, quindi... diciamo che è stato comunque lo sport, lo sci-alpinismo, quello dove mi sono ritrovato subito completamente a mio agio. Dico una battuta, dai, così iniziamo a far ridere qualcuno. Mi ricordo mio papà mi ha portato a quell'età, a 13 anni, in quell'epoca, insomma, dove un ragazzino fa sci-alpinismo, ovviamente ce n'erano pochi, mi ha portato al Cai di Zonio, mi aveva iscritto, eccetera, poi ha detto, mi raccomando, state lì dietro questo ragazzo, perché insomma, a 13 anni. La domenica dopo mi ha detto, sì, li siamo stati proprio dietro, nel senso che... ero io che andavo avanti perché volevo scoprire, volevo vedere cosa c'era oltre, volevo arrivare in cima per primo, e visto che parliamo di Val Brembana, il famoso Baffo, non so se tu lo conosci, era della Val Seriana, però insomma abbronzatissimo, scuro proprio di carnagione a forza di prendere sole, eh. Una volta l'abbiamo trovato sul percorso e chi era con me mi ha detto, prova a stare dietro lui adesso. Io l'ho preso come sfida quasi, e questa persona però, che era molto forte, ancora adesso fa dei giri, no? Forse, beh, comunque, gli sono stato dietro e sono arrivato in cima al Tre Signori, era già una cima, insomma, a 13-14 anni, erano 1300 metri di dislivello più o meno, e quando sono arrivato in cima mi sono messo a piangere, dalla fatica, soprattutto, e poi comunque perché secondo me ero riuscito a stare lì dietro. Poi in realtà lui mi ha detto che dopo, insomma, mi aveva visto seguirlo, mi aveva visto, insomma, un po' a quell'età giovane così, con una buona gamba, eccetera, mi aveva preso un po' in simpatia, e lì si iniziavano a scoprire personaggi come Mascheroni di Zonio, insomma, che faceva cose straordinarie sugli sci, come la traversata dell'Orobio. Quindi questo è il primo sport, questo è il mio inizio, ecco. E poi l'arrampicata che avevo detto anche prima, quindi... che hai portato avanti, quindi un po' di agonismo ce l'avevi già, giustamente, come quell'età lì da giusto che ci sia. E poi hai iniziato con le gare di sci-alpinismo, e ti chiedo, ma quando hai iniziato tu, quali gare c'erano, quanti partecipanti eravate, erano ancora i rally in pratica? Altro che. Allora, anche questa è stata una scoperta che non ho fatto da adolescente, proprio perché le gare erano pochissime, però in Val Brembana c'era il Paravicini, per esempio. Solo che il Paravicini a quei tempi era praticato quasi esclusivamente da chi faceva l'aspa. Per cui io da ragazzino ero andato a vedere questa gara, ma mi sembrava una cosa riservata ai fondisti, che normalmente abbandonavano o terminavano la stagione di gare di fondo, e poi quelli che erano, tra virgolette, montanari, andavano a fare queste sfide in montagna, queste gare in montagna di sci-alpinismo, però, ripeto, stiamo parlando degli anni 80, insomma. Diciamo che sul finire degli anni 80, quando poi io sono andato via da Bergamo e sono arrivato in Trentino, anche qua un po' di tradizione di sci-alpinismo c'era, e come hai detto tu, essendo comunque sia la Val Brembana sia anche il Trentino, questo qui, diciamo, Trentino dell'Est, vicino alla Valtellina, vicino al Tonale, vicino, aveva comunque a che fare con queste gare che erano con la Rasol, però c'erano anche le gare con l'attrezzatura di sci-alpinismo. Quando l'ho scoperto, ho detto, beh, non posso non mettermi alla prova, perché insomma faccio sempre il bullo di dire che vado forte, che vado qui, che vado là, che faccio i miei tempi, che corro a destra e a sinistra, ma la gara, il cronometro, poi è quello che dice chi arriva primo, chi arriva secondo, e così via. Per cui nell'88 la mia prima gara,
eravamo in coppia, perché si correva solo in coppia, non c'erano gare assolutamente, non c'erano gare individuali. Come dici tu, le gare erano esclusivamente rally, cioè c'erano delle prove cronometrate e dei trasferimenti a tempo, comunque, cioè dovevi stare dentro dei certi tempi, ma potevi, tra virgolette, prendertela con comodo. E queste gare mi hanno affascinato fin da subito perché, ripeto, io mi ritrovavo veramente, per me era una cosa naturalissima camminare con gli sci nei piedi, scendere come tutti i ragazzini della Valbrembana, alla fine se si va a Popolo San Simone bisogna scendere sotto l'impianto, nelle gobbe, fuori pista, soprattutto in quegli anni là, e quindi praticamente la sciata fuori pista ce l'avevo già dentro, e le gare mi sono venute subito facili per questi due motivi, quindi la camminata in salita mi veniva bene, l'allenamento ce l'avevo, la discesa anche, e i rally erano una cosa particolare perché bisognava andare forte nella prova cronometro in salita e bisognava andare ancora più forte nella prova in discesa, perché delle volte c'era un certo metodo Lazzari, si chiamava, dove c'erano dei coefficienti e dei discesisti potevano guadagnare buone posizioni in classifica finale nella gara, nel complessivo delle tempistiche della gara. Io ero piuttosto un discesista, avevo un socio allora, Marco Polla si chiama, che correva forte anche lui e che era un bravo discesista anche lui, per cui fin dai primi anni ci siamo subito scontrati con la famosissima coppia Greco-Meraldi, che erano imbattibili. Loro erano veramente imbattibili perché, prima di tutto, la storia bella che, volendola raccontare, sono felice di aver vissuto quegli anni, è che loro sono stati i primi innovatori, i primi a credere nell'attrezzatura leggera, i primi a modificare gli attacchi che avevamo tutti. Non è che logicamente solo loro li avevano, però tutti quanti più o meno eravamo arrivati al famoso Silvretta, che era l'attacco più leggero a quei tempi, e loro sono stati i primi a togliere la talloniera del Silvretta originale e a mettere una talloniera di un rampone, quindi faceva solo clac senza sicurezze, non sganciava da nessuna parte, teneva comunque bloccato lo scarpone, ma quella talloniera pesava di meno dell'originale e quindi andavano a togliere etti, non grammi, nell'attrezzatura. E noi logicamente abbiamo subito imitato, perché abbiamo capito anche noi subito che serviva avere attrezzatura leggera, ma in quegli anni sono usciti i primi attacchini, i primi Dynafit, 88-89, proprio quegli anni lì, le mie inizio gare, subito abbandono le civette, ha passato subito gli attacchini. Marco Polla aveva un negozio in Barrendena, vicino a Pinzolo, vicino a Lone di Campiglio, per cui lui era interessato anche poi a proporre ai clienti, e noi abbiamo avuto subito un paio di attacchi a testa, subito montati sugli sci, e abbiamo subito scoperto, diciamo, la camminata più naturale, il peso enormemente più leggero, si passava dal quasi chilo ai tre etti dell'allora attacchino, adesso il peso non netto, comunque tre etti non eravamo tanto lontani. E da lì io e Marco Polla siamo stati subito gli avversari diretti di Greco e Meraldi, perché da trentini la coppia, diciamo, nostra era quella che si avvicinava di più ai loro tempi in salita, si avvicinava però, perché loro comunque andavano come dei treni, e in discesa però andavamo più forte noi, per cui dalle gare arrivavamo lì sempre secondi, terzi, e loro però con gli distacchi che riuscivano a dare in salita riuscivano comunque a vincere, finché le gare sono diventate poi a tempo totale, per cui noi in salita arrancavamo, cercavamo proprio, li avevamo comunque anche come riferimento, e in discesa magari ci avvicinavamo, poi ci sfuggivano ancora nella seconda salita, poi provavamo, finché nel 93, quindi non tanti anni dopo, abbiamo fatto la prima vittoria davanti a loro due. E per i giornali del Trentino era stato, diciamo, un successo, perché due trentini, anche se io non lo ero, però vabbè, vivevo già in Trentino da un po' di anni. Adottato. Esatto, abbiamo battuto questa famosa coppia che sembrava imbattibile. Ecco. Quindi qualche accenno alla storia dello sci-alpinismo, dai, è stata questa qua. Insomma, poi ce ne sarebbe da dire, perché è una roba pazzesca, soprattutto per quanto riguarda l'attrezzatura.
Sì, infatti ci sono stati. Hai visto proprio tutta l'evoluzione, stai vedendo ancora l'evoluzione, anche se ormai non si potranno togliere e fare quella differenza come una volta, però è stata proprio una cosa grandiosa Sì. anche nello scoprire i materiali nuovi, cioè, Sì, fantastico. parlando di materiali, gli anni 90 sono stati il boom del materiale, perché i primi anni 90 eravamo tutti un po' fermi a quello che c'era e si aveva un po' paura a modificare qualcosa, a mettere dentro. Però già nel 93, 94, 95, gli anni lì proprio è stato il boom delle modifiche, che erano tutte molto personali, cioè ogni atleta modificava la propria attrezzatura. Tutti quanti avevamo lo scarpone di Inafit, una volta c'era il Tour Like Te, che praticamente era quello verde e arancione, e però si iniziava a limare la suola, si iniziava a togliere i ganci originali, mettere il velcro, cioè soprattutto per togliere peso, e poi si cercava anche allora su quello scarpone di velocizzare quello che era il cambio assetto. E gli sci intanto ci correvano dietro, perché Adriano Trabucchi, un grande amico che fin dai primi anni mi ha sempre, diciamo, un po' aiutato con l'attrezzatura, eccetera, anche Marco, mio compagno, poi anche Greco e Meraldi che correvano più sui sci, anzi sono stati loro a fargli fare i primi sci leggeri alla Trabucchi, che si chiamava così, non Ski Trab, si chiamava Trabucchi. Praticamente lì è proprio cambiato il marchio, è diventato proprio Ski Trab in quegli anni e hanno creduto proprio nel peso. Però adesso posso dirlo, io in un anno, in una stagione, ho rotto 7 paia di Ski Trab, perché io ero un atleta un pochettino particolare, perché Greco Meraldi un po' più piccoli, molto più leggeri. Io ero già un atleta, insomma, 1,83. Insomma, sempre vicino agli 80 kg sono il mio peso, forma, ho sempre avuto quel peso di 78, insomma. Per cui su queste aste da 1,95 all'inizio, delle inietti, guarda, lo faccio anche davanti allo schermo, delle inietti anche così dritti, senza sciancratura né niente, con dentro, secondo Greco Meraldi, il meno materiale possibile, su un atleta come me diventavano un pochettino fragile. Oggi c'è sempre Adriano, non dir niente, te lo mando subito. Mi arrivava il paio nuovo per la domenica successiva che c'era la nuova gara. Poi magari allenamento oppure. Stranamente in gara, no, fortunatamente in gara non si rompevano, perché comunque digestivo per non farli romperli, ma dopo le prime 2 o 3 scottature in allenamento, dove invece proprio ci dai dentro tutta, insomma, 7 paia di sci in una stagione, non è che, tra l'altro non è che mi schiantavo sulle piante, cioè si rompevano sciando. Però Adriano ha visto in me, diciamo, quell'atleta che doveva essere, diciamo, tra virgolette, sponsorizzato, perché comunque gli dava dei test che erano diversi da quelli di Greco Meraldi, per cui adesso Certo. possiamo dirla tutta, ma chi mi conosce sa che l'ho detto anche altre volte. E questa è un'altra storiella, no? Al di là degli scarponi, che invece lì tagli, no tagli, tiri via le suolette complete, anche le gare stesse, sì, le organizzazioni delle gare stesse erano meno pignole, davano meno, diciamo, puntualizzazioni, precisazioni, meno regole sul materiale, perché comunque dietro le quinte c'eravamo noi atleti, che spingevamo gli organizzatori a dire: se lasciate libero, noi sviluppiamo l'attrezzatura nuova, le ditte ci seguono e in un futuro, l'anno prossimo, eccetera, uscirà il modello magari già predisposto con gli adattamenti per la gara. E infatti è stato così, perché poi Dinafit, che in quegli anni la faceva di padrone, non c'era scarpa, scarpa non c'era, scarpa è nata dopo. Con la spinta di alcuni atleti, dopo sono arrivato anch'io, ma per dire, però, insomma, conosco bene Parisotto, conosco bene la situazione di scarpa. Loro facevano degli scarponi da telemark, e altri atleti, io stesso, eccetera, siamo andati subito a Scarpa, che era l'unica ditta che faceva il soffietto, a dire: secondo noi, uno scarpone di alpinismo col soffietto non è una brutta cosa, perché si cammina in modo naturale, e quando si aggancia la parte posteriore dello scarpone comunque rimane dritto, il soffietto non lavora perché è agganciato davanti e dietro e non si muove, per cui potrebbe funzionare. È nato il famoso, praticamente, esatto, l'F1 verde che avevano tutti. Io ho delle fotografie con più di 200 atleti in partenza, e
e delle fotografie fatte solo agli sci e agli scarponi, vedevi praticamente un prato verde fatto di scarponi F1, perché logicamente erano quelli che andavano per la maggiore. Poi da quegli anni sono iniziate a uscire le marche che adesso conosciamo, quindi dopo è partita la sportiva, è partita insomma la Dinafit, ha fatto modelli, ha iniziato a mettere in campo modelli diversi, e questi anni ho avuto il piacere di seguirli proprio da diretto interessato, per cui come Meraldi, come Greco, come Pedrini allora, come altri vacellinesi, poi è arrivato Boscacci, Morada, insomma il papà del Michi Boscacci, che tutti quanti conoscono adesso, e Graziano, e anche lui atleta alto, grosso, anche più muscoloso di me, e logicamente noi eravamo quelli che sollecitavamo gli scarponi, gli sci e gli attacchi in modo già più cattivo, e se resistevano a noi più o meno andavano bene per tutti. Passavano il crash test. Esatto, infatti io ho iniziato, la mia prima modifica è stata montare le talloniere di Boscacci Murada. Devo averle ancora a casa in un cassetto. È vero, erano state le prime... Eh sì, perché abbiamo parlato di sci e di scarponi, però per quanto riguarda gli attacchi, effettivamente loro erano la coppia di atleti che avevano come amico un artigiano che lavorava con le leghe, non con i metalli, proprio con le leghe leggere già. E quindi si era fatto in Trentino, erano nate delle talonette fatte praticamente coi taglieri del salame, quei taglieri bianchi di sì, è vero, di teso. Cioè, si andava nei salumifici, quelli grossi, o nelle insomma macellerie, e quando si trovano i taglieri a meno 3-4 centimetri, altri 3-4 centimetri, si sapeva che chiedevamo, possiamo comprare il tagliere, ma cosa viene fate? E noi lo portavamo dall'artigiano che lavorava questa plastica molto dura e la faceva diventare la talloniera trentina. Loro invece hanno lavorato su una talloniera, diciamo, fatta in ergal, diciamo comunque in lega leggera, perché avevano un amico, me lo ricordo molto bene, avevano un amico artigiano che ci sapeva fare, e dopo anche noi siamo passati a quella, perché soprattutto per la vite che regolava le molle, sulle nostre in plastica delle volte praticamente il filetto andava a consumarsi e sulle loro invece durava di più, per cui tutti avevamo il puntale originale di Dinafit, penso anche tu, come puntale, e la talloniera invece che arrivava da una parte e dall'altra, più che altro si toglieva peso e si riusciva a abbassare un po' l'appoggio dello scarpone, per cui si riusciva a tenere quella misura su tutte le salite, ripide o meno. Mentre con la talloniera originale di Dinafit era un pochettino più alta, soprattutto quando la Dinafit aveva abbandonato l'attacco in ferro ed era passata all'attacco in plastica, stiamo parlando degli anni proprio appunto 95-96, era nel 92-93 no, sono finiti quelli in ferro, erano nati quelli in plastica, ma avevano messo una talloniera che originariamente era alta, per chi faceva gare era scomodissima, per cui tutti sono passati alle talloniere artigianali, tu mi hai dato la prova che anche tu insomma sì, era stata i primi lavori, e hai detto che finalmente nel senso siete arrivati a battere, siete stati festeggiati per aver battuto Greco e Meraldi, e poi sei arrivato nel 97 se non sbaglio a vincere un mezzalama appunto con Meraldi e Pedrini, giusto? Sì. Devo dire, torno indietro solo di un anno. Nel 96 io, anche per lavoro, avevo avuto sono stato facilitato a fare qualche allenamento, perché avevo dato i risultati del 94, del 95, del 93, eccetera, per cui insomma come fiamme gialle ci tenevano a avere un atleta insomma che potesse fare qualcosa. Logicamente non esisteva come adesso l'esercito, non esisteva proprio nessuno a livello militare. La finanza ci stava facendo un pensierino, anche qua apro una parentesi, se un atleta di sci alpinismo vinceva, prendeva 100 punti fisi come Tomba, che allora vinceva le gare di discesa. Per cui a livello di goliardetto fisi,
sia i carabinieri, la finanza, tutti i corpi militari ci tenevano a vincere il goliardetto totale del punteggio fisico di tutti gli sport invernali. E se uno alpinista portava 100 punti, logicamente diventava, come ripeto, come tomba che vinceva una gara di discesa. Solo che poi non è nato niente, cioè la finanza alla fine non l'ha fatto il gruppo sportivo. Io sono andato un po' in prova per poter fare questo gruppo sportivo, per cui quell'anno sono stato facilitato negli allenamenti, avevo 3 giorni alla settimana dove potevo dedicarmi esclusivamente all'allenamento dello alpinismo, e nel 96 io ho vinto tutte le gare a cui ho partecipato, non ho mai fatto un secondo posto, un terzo, tutte le gare le ho vinte. Se uno riesce ad andare a vedere si accorgerà che insomma non racconto frottole. E nel 96 il mio anno clou proprio, dove ho fatto proprio il massimo delle vittorie, ho battuto anche individualmente Meraldi, che era imbattibile da solo, era molto più forte di Greco, e poi anche più forte anche di Pedrini, però l'ho battuto qualche volta, poi mi batteva anche lui, non è che l'ho sempre battuto lui, però quando ci siamo scontrati individualmente ho battuto anche Pedrini eccetera, e quell'anno là proprio io ho vinto tanto. Nel 97 uguale, nel 97 la Coppa Dolomiti in Trentino, esisteva la Coppa Dolomiti, aveva dato la libertà agli atleti di correre o in coppia o individualmente, quindi nella stessa gara c'erano tot atleti che partendo tutti assieme correvano comunque individuali, c'era solo il pettorale che distingueva chi era individuale e chi era in coppia. E mi ricordo, abbiamo fatto tutto il 97 dove arrivavo io per primo all'arrivo e poi per secondi la coppia Meraldi-Pedrini. E tante volte mi ride, perché correndo in coppia è normale che ci può essere quello che ha crisi, l'altro che lo aspetta un po'. Ci può essere quello forte in discesa e l'altro che deve rallentare per aspettarlo. Ci può essere quello forte in salita, che però se sei da solo invece puoi dare il massimo in tutte le specialità. Cioè, sia in salita sia in discesa, io andavo bene per mia fortuna in tutte e due. E li battevo sempre, perché loro in coppia comunque erano un pelo penalizzati sicuramente, e anche nei cambi, poi che sbaglia uno l'altro non può partire, deve aspettare l'errore che fa lui e poi uscire. Se sei da solo, capito, bene o male, se non sbagli tac, scappi via, è come uno di loro due che magari non sbagliava ma non poteva scappare via dal cancelletto, doveva aspettare il compagno che magari aveva fatto un piccolo errore. Per cui arrivavo sempre io e loro secondi, siamo nel 97, solo a fine stagione, perché Mezzalama era in maggio, non era l'ultima. E ha detto, ma fai il Mezzalama con noi? Me l'hanno detto proprio alla fine, e beh, che ho accettato ben volentieri, e ammetto, perché non l'ho mai nascosto, che loro due a fine stagione, io tra l'altro ero nel periodo del corso guide, e dai miei 78 kg circa ero arrivato a 74, perché nell'arrampicata sportiva dovevo difendermi il più possibile per diventare guida alpina, però logicamente quando sei sottopeso non è il tuo peso forma, e io feci il Mezzalama, ripeto, a maggio, dove c'è il clou dell'arrampicata sportiva, un po' sotto forma a livello di avere la potenza e la forza di fare. E mi ricordo che Meraldi invece quel giorno era una giornata da fuoco per lui, cioè lui si è sempre definito un leone in gabbia, ma era vero, lui aveva la corda e era quello che dava gli strattoni più forti, e abbiamo lottato contro Follis, purtroppo poi è scomparso qualche anno dopo, contro la Forestale, Follis, Fontana e non mi viene il terzo adesso perché ecco i nomi poi mi viene parlando, e loro erano molto avvantaggiati perché avevano le scarpettine da sci escursionismo, perché era vietata la scarpa da fondo, perché comunque si andava sul Castore, si andava oltre 4.000 metri, degli sci non da fondo chiaramente, ma da anche lì da escursionismo, con un minimo di lamine, nella parte centrale avevano un po' di lamina, però per esempio sotto tutto l'ISCAM, nel piano lungo che c'è tra il rifugio Sella e diciamo il naso dell'ISCAM, loro hanno usato la sciolina per esempio, quindi erano molto più, scorrevano di più, molto, molto di più i loro sci che i nostri, e quindi loro si allontanavano sempre nei tratti di diciamo di mezzo fondo. Voi calcolate anche solo
da in cima a Porto Rosana andare fin sotto il Castro, è tutto un falso piano, leggera discesa, eccetera. Noi metà con le pelli, metà no, poi mette le metà, cioè tutto, cioè la prima edizione, non si, cioè adesso tutti sanno tutto, una volta nessuno sapeva niente, cioè questo qua, cioè tutti non sapevano niente. E quindi continuavano a guadagnare, però non eravamo più veloci perché più allenati nei cambi. Quindi noi gli arrivavamo sotto appena partivano loro, noi arrivavamo lì, facevamo i cambi più veloci di loro e gli stavamo quasi dietro in salita. Loro poi ripartivano tutta quando rimettevano gli sci e si allontanavano. Poi è tutto un tira e molla così. Quando, a sorpresa dell'organizzazione, siamo arrivati al Mantova, ormai per fare l'ultima discesa, la neve era troppo dura per la loro attrezzatura, perché si è arrivati in anticipo rispetto ai tempi che pensava l'organizzazione. E loro erano stati penalizzati da questa neve dura che a Raspa chiaramente rende molto meno. Si va molto di più quando la neve è quasi bagnata a Raspa, perché con gli sci puoi andare dritto, con le racchette riesci a dare una direzione, a frenare se serve, eccetera. Con la neve dura invece freni poco, dovevano per forza fare qualche linea di discesa un po' diversa dal normale, e quindi noi praticamente in brevissimo li abbiamo presi, superati, poi sono incappati anche nel... Siccome noi gli eravamo le calcagna, hanno fatto in fretta un cambio, non erano bravi nei cambi, l'ha fatto anche in fretta, metti via la corda, metti via i ramponi, poi qualcuno li ha persi per strada, non potevano arrivare all'arrivo senza attrezzature, sono fermati. Insomma, sono successe anche queste cose, la gente magari non lo sa, ma... E noi però in discesa eravamo veramente molto più veloci di loro. E Meraldi, mi ricordo, all'arrivo, la prima frase che mi ha detto, mi fa, col suo accento, col suo sorriso di sempre, mi fa: non pensavo che in discesa risuscitassi come sei risuscitato, insomma, perché in salita io ero veramente sempre veramente al collo, e cioè non è che facevo tirare, mare, ogni tanto arrivava il tirone, ma come arrivava Pedrini, come arrivava Meraldi, veramente aveva comunque quella marcia in più. E poi in discesa logicamente io mi difendevo forte, e c'era sempre Pedrini davanti e Meraldi dietro, io in coda. Poi Pedrini magari, a forza di prendere linee, decide le linee, eccetera, gli cedeva un po' la gamba, superavo Meraldi e Pedrini, mi mettevo davanti io e Meraldi subito dietro, e Pedrini in coda a recuperare, perché quando hai il riferimento davanti riesci a vedere dov'è la linea, eccetera, per cui... E con questo cambio di Pedrini davanti o io e Meraldi dietro e sempre giù a tutta, siamo riusciti a prendere un grosso vantaggio rispetto a loro. E poi voglio ricordare, già che ci siamo, che nel 97 avevamo fatto 750 metri di dislivello a piedi, perché non c'era neve a scendere a Gressoney. Tutte le piste che negli ultimi anni, per fortuna, appunto, hanno quasi sempre avuto neve, più o meno, fino comunque a più giù di dove l'avevamo tolti noi. Infatti la mia paura di allora era che i forestali rientrassero, perché con la peduletta che avevano loro, però vabbè, in discesa vanno anche i sassi, e io che ero quello più debole, con sti sci nello zaino, che non era come gli zaini di adesso, che andavano dappertutto, alla fine tutti di corsa siamo riusciti ad arrivare primi. Abbiamo vinto appunto quello che dicevi, il famoso primo mezza lama, che è stata la prima edizione dopo una serie di annullamenti di tanti anni fa e poi di abbandono quasi alla gara. Quell'anno lì l'avevano ripresa, e poi un anno sì, un anno no, la continuano a fare. Esatto. Comunque dal 97, ma tu hai continuato, cioè io mi sono segnato dall'89, correggimi se non sbaglio, gare dall'89 circa al 2013 almeno. Sì, perché il 97 è stato sempre un anno clou, come il 98, per carità, come anche il 99. Il 2000 l'ho saltato per un incidente che ho fatto in macchina, poi ho ripreso nel 2001, e il 97, il 98, il 99 che ho fatto, il 2001, 2002, 2003. Praticamente io, siccome le gare poi sono tornate, tante si facevano in coppia, le notturne no, si facevano in solitaria, cioè individuali, scusa. Individuali, mentre le gare di Serpinimo in Trentino quantomeno tante erano in coppia, e anche le gare famose, le prime gare di Coppa Europa c'erano comunque anche allora, non si sapeva neanche che esisteva il circuito, ma il circuito esisteva.
Io ho fatto diversi cambi di compagno, perché prima di tutto sono andato via da questo Marco Polo che ho avuto lì i primi 4-5 anni, poi sono andato in Val di Fassa, là appunto ho, per fortuna ho avuto quegli anni dove c'era la libertà di correre individualmente per cui posso da solo, poi ho fatto degli anni dove i miei compagni sono cambiati, voglio ricordare Adriano Salvadori, voglio ricordare che ne so, Franco Nicolini, voglio ricordare, non so, il Battel, che era comunque un personaggio che andava forte, allora poi è stato anche lui preso per esempio nella nazionale, che dopo era nata nella nazionale, proprio dopo il 2002, quegli anni lì era nata nazionale, mentre io abbandonavo perché per me nel 2003 erano già arrivati i primi 15 anni di gare e sinceramente ho abbandonato più che altro perché ero stanco, cioè ero stanco delle solite cose, cioè 15 anni di gare, alla fine vai sui soliti percorsi, vedi la solita gente, tra l'altro andando forte le avevo più o meno vinte tutte, più o meno, e quindi non avevo gli stimoli che mi tenevano legati a quel mondo lì, nel 2003 ho smesso di far gare e con la compagna di allora abbiamo deciso di avere una figlia. È nata la figlia, ho voluto volentieri stare vicino alla moglie, insomma, e la figlia nei primi anni e quindi le gare erano veramente passate in secondo piano, insomma, non avevo interesse. Diciamo che seguivo le gare allora un pochettino come giornalista, un pochettino come fotografo, conoscendo il giro, avendo comunque ancora la gamba, praticamente andavo a fare le fotografie dove non andavano, diciamo, i fotografi normali. E raccontavo il retroscena della gara in un modo diverso da come veniva raccontati dal giornalista che scrive l'articolo sul quotidiano o meno, che però non se ne intende tanto di alpinismo. In quegli anni lì io dietro le quinte lavoravo un po' con le ditte, insomma, così a continuare comunque a sviluppare un po' il materiale. È stato il mio avvicinarmi per esempio alla TK, quindi diciamo l'attacchino che era nato poi a Modena. Poi anche lì, sapendo che loro veramente ci tenevano tanto a evolversi e andare avanti, ancora a togliere il più possibile, a me mi ha subito interessato a questa cosa e sono stato il primo a cercare di mettermi in contatto con loro e pian pianino poi ho conosciuto bene Giovanni e Davide, che sono, diciamo, il cuore pulsante della TK, e ci sono state le collaborazioni con loro, da non da atleta però, cioè, logicamente l'esperienza da atleta, ma non facevo gare, erano gli anni che non facevo gare, con loro abbiamo fatto i primi ski stopper, i primi, insomma, tacchini touring, perché su quelli da gara logicamente loro avevano capito dove arrivare e io non avevo più di tanto da dirgli, insomma, chiaramente potevo dirgli guarda, questo qui quando si fa il cambio diventa, c'è la leva davanti che è troppo piccola, è vero che hai tolto peso, però diventa scomoda da abbassare, mettila più lunga, dai un po'. Quindi su queste cose io da dietro le quinte, insomma, davo qualche, come altre persone, non ero l'unico, insomma. Certo. E poi se andiamo avanti con lo sciarpinismo, per terminare male il discorso sciarpinismo, ho ripreso a far gare nel 2011, stranamente. Perché? Perché nel 2011 è nata la Grand Course e la Grand Course includeva le gare più prestigiose, Mezzalama, Piramenta, l'Adamello, insomma la Protezione del Glacé, cioè che si alternava con... E avere un circuito che faceva partecipare gli atleti a queste gare era un sogno che non potevo, insomma, non realizzare. E ho contattato Nicolini, che anche lui aveva abbandonato un po' il mondo delle gare, tant'è vero che ci siamo affacciati di nuovo come ex pensionidos, perché come delle volte ci scrivevamo con questo nome, perché da garisti e poi avendo anche abbandonato il mondo delle gare, poi ci siamo riaffacciati al mondo delle gare, chiaramente da non più giovanissimi, logicamente, però insomma dai, ci difendevamo bene in molte gare anche con atleti forti, arrivavamo anche nei 10, 9, decimi, insomma battevamo tanti giovani, insomma. E però vabbè, il nostro scopo alla fine, perché quando poi ti dicono 3, 2, 1 via, testa bassa e via a soffrire, via a menarla,
comunque la coppia davanti era quella da battere, non ci interessava niente che era la nona, l'ottava, la ventesima. E nelle gare più prestigiose come la Grand Course, noi abbiamo avuto, diciamo così, la bravura, posso dire, di stare davanti alle donne che arrivavano 17esime, 15esime assolute, però erano donne che, insomma, per chi fa, che, per quale gare lì, delle volte vedo c'è gente che è contentissima di essere arrivata a 30esimo. È bello vedere una persona che è contenta di essere arrivata a 30esimo, perché comunque nei primi 30 è già, ma rischi di essere nella prima pagina della classifica, e quindi questo è bello. E essere davanti alle donne era già un punto di riferimento per tantissimi non professionisti, e noi da vecchiotti riuscivamo a farlo, per cui insomma era una sfida, insomma, riuscire a lottare, ma anche per rimanere, per non fare la figura di, ma le donne di allora erano, insomma, erano ancora adesso le prime donne sono fortissime, insomma, sono una roba fuori di testa, se pensiamo al rapporto anche peso-potenza, perché hanno la nostra attrezzatura, insomma, quindi alla fine bestiale, insomma, quanto vanno adesso. Assolutamente, assolutamente. E finito lo sci, ma parallelamente io torno un attimo indietro per attaccare, oltre allo sci, tu hai iniziato già dagli anni 90, e anche questo erano gli albori, diciamo, comunque, con dei concatenamenti, scusami, sia fatti con gli sci, sia fatti a piedi, di corsa, con la mountain bike, mischiando anche queste tue passioni. Volevo chiederti, l'idea di muoverti veloce in montagna è arrivata dalle gare, è stata una conseguenza, ti è venuto naturale, oppure c'è stata qualche influenza esterna? Com'è partita? Com'è nata? Devi pensare che gli anni, dalla metà degli anni 80 fino alla metà degli anni 90, più o meno, c'era il boom comunque dei concatenamenti, dell'andare veloce in montagna, non magari nelle gare, ma nell'andare veloce in montagna, nel fare cose mai fatte prima. Allora c'erano degli idoli, e io nella camera mia di quando ero, diciamo, anche adolescente, il poster di Mike Bovin, di quei personaggi francesi, potrei neccarne anche diversi altri, ma non siamo più proprio, magari qualcuno non li conosce neanche, per cui Profit, voglio dire, son tanti, vabbè. Facevano queste cose che erano fuori da tutti gli schemi, erano i primi magari ad affrontare pareti classiche, magari slegati da soli in solitaria per fare il tempo, erano i primi a utilizzare magari il parapendio per scendere da una cima e andare a prendere l'altra, qualcuno usava l'elicottero, per carità, perché magari voleva solo in un 24 ore mettere dentro le tre pareti nord, come l'Eiger, il Cervino, le Grand Jorasse. Però se pensi a queste pareti, anche oggi non sono tantissime le persone che riuscirebbero a fare una cosa del genere, insomma. Vuoi perché le condizioni devi trovarle in 24 ore per tutte le pareti buone, vuoi perché, ecco, questi idoli che avevano queste iniziative, questi ideali loro, e questo dettare delle nuove regole, dei nuovi schemi di muoversi in montagna, sono stati loro a darmi lo stimolo, diciamo, principale, perché da ragazzino, ripeto, metà anni 80, quindi io avevo praticamente 20 anni, però a 20 anni inizia a essere già forte, cioè sei già costruito, sei già un pochettino maturo, sei iniziato molto presto ad andare in montagna, bene o male a pensare a fare cose simili alle loro, e lo facevi dove? Lo facevi sulle montagne che conoscevi, perché conoscevi la cima del Menna, conoscevi la cima della Rera, per parlare delle montagne della Val Serina, e creare il concatenamento di quello che viene chiamato adesso MAGA, quindi Menna, Rera, Grem e Albe. Io allora mi ricordo, però pensiamo agli anni nell'85, io l'ho fatto in 6 ore questo giro, e allora era una roba pazzesca per quei tempi e per un ragazzo di quel posto, perché non c'erano professionisti in Italia. In Italia non esisteva il Jean-Marc Bovin, non esisteva il Profit, cioè esistevano dei personaggi
che facevano delle cose a casa loro per se stessi, come questa cosa qua la sto raccontando adesso, l'ho raccontata anche qualche anno fa, ma quando la feci era una roba che era rimasta per me, cioè non. Dopo è nata, adesso fanno anche la gara di corso in montagna che fa questo più o meno questo percorso, anche, l'hanno anche allungato da qualche parte, devo dire, e meno male non c'erano le conoscenze di adesso, insomma, e quindi non andavi in giro a dirlo, era una cosa tua, lo dicevi a pochissimi addetti ai lavori, anche perché erano in pochissimi a credere che eventualmente avevi fatto tutto quel giro in 6 ore, perché insomma il giro è abbastanza lungo, insomma. E poi, venendo a me, che appunto sono andato via dalla Bergamasca, sono venuto in Trentino, le Dolomiti sono diventate un altro parco giochi dove cercare di, dopo averle conosciute, e quindi dopo aver fatto le cime in modo normale, cercare di capire che magari le cime più alte del gruppo D'Amello-Presanella, e quindi la Presanella, 3.500 qualcosa, e la cima più alta del gruppo del Brenta, potevano essere concatenate in un giorno, quando era impensabile che in un giorno uno riuscisse dalla valle, da giù in fondo, a farne anche solo una, perché comunque parti da 600 metri e devi farti un gran pezzo di strada, e quindi si usava la bicicletta perché quel pezzo di strada era asfaltato, sterrato, e ti arrivava a portare un pochettino in quota. Le cime erano 3.500, per cui là dovevi andare per forza a piedi, poi tornavi giù, avevi gli amici che ti avevano spostato la bici per riprendere, perché comunque volevi fare un qualcosa che era fatto con le tue forze. Non dovevano esserci mezzi meccanici intendo motore, benzina, certo, insomma, che ti portavano in giro. Dovevi essere tu che comunque spingevi sui pedali per andare da una parte all'altra di queste montagne, no? E quindi sono nati i miei concatenamenti, cioè niente di che, nel senso che anche se qualche tempistica, diciamo, di questi concatenamenti è tuttora, tra virgolette, registrata, è tuttora magari imbattuta, ma perché magari nessuno si prende la briga di andare a fare una cosa così lunga, piuttosto che molto, diciamo, facile, cioè non c'è niente di, cioè non è come Cervino e ritorno, cioè lì Kilian ha fatto una roba tecnicamente di altissimo livello, a livello tecnico, al di là dell'andatura che ha fatto e dei tempi che ha fatto. E quindi, per esempio, io nel gruppo del Brenta, una cosa che mi era piaciuta tanto, dopo aver conosciuto le bocchette, cioè le ferrate di tutto il gruppo di Brenta, normalmente i tedeschi che vengono qui in vacanza e che le fanno con tranquillità, le fanno in una settimana, normalmente la persona del posto lo fa magari in 2 giorni, se era bravo, dormendo solo una notte in un rifugio. Poi è iniziato qualcuno a fare in un giorno intero, a star dentro nelle 24 ore, poi ha iniziato a fare le 8 ore, e quando c'era questo tempo, 8 ore, insomma, una cosa abbastanza lunga, io ho provato, ci ho impiegato 2 anni a preparare la conoscenza perfetta di ogni sasso di queste bocchette, dove attaccarmi con la mano o meno, dove non poter non attaccarmi, magari correre, dove poter saltare giù delle roccette che non sono proprio tanto facili da saltare giù, o salirle, perché comunque c'è dentro un po' anche di arrampicata, un po' di roba tecnica così. Ho fatto un tempo di 3 ore e 41, diciamo, tutte le bocchette, e che ancora adesso è imbattuto, però ho invitato gente come Manini, qua vicino, Davide, certo. Vieni, no, fa, levatele, fai sto record, insomma, tira il giusto tempo, ho invitato Kilian, però logico che loro si muovono magari su cose più conosciute, su cose ancora più famose, perché magari hanno degli sponsor che vogliono che magari, per esempio, diamo un'anteprima, penso che qualcuno lo sa, c'è Manini che sta adocchiando il record dell'Ortles, che ha fatto De Gasperi da solda all'Ortles e ritorno. Lui è trentino, l'Ortles è la montagna più alta del Trentino Alto Adige, cioè della provincia proprio, e in questi giorni ci sta lavorando sopra e probabilmente vediamo, insomma, cosa combina anche lui, no? Però adesso le cose sono più facili, perché si sanno le tempistiche degli altri, si sa dove si deve passare, che attrezzatura usare, l'attrezzatura è migliore, eccetera, e facendo di nuovo un passo indietro, per esempio io per le bocchette, sapendo già sulle tempistiche parziali che avevo, che andando a rifugio raccontandola, praticamente eri quasi non creduto, non ti credevano quasi,
io mi sono preso, mi ricordo, un bigliettino con già scritto, l'avevo preparato io, addirittura battuto con la macchina da scrivere, non c'era neanche il computer, i vari passaggi alle bocchette, i vari passaggi ai rifugi, ho lasciato una lista bianca dove mettevo l'orario con il testimone che vedeva l'orario che mettevo e con la firma del testimone, che io ho cercato il più possibile di mettere la firma dei rifugisti, proprio perché erano persone più credibili, cioè se loro firmano che mi vedono passare di lì a quell'ora lì e tu firmi che sono passato al tuo rifugio alle 5 e l'altro rifugista dice che sono passato alle 6, non starò contando balle. C'era un fogliettino, ce l'ho ancora, su qualche rivista è andato questo articolo, non so poi alla fine. E perché il colmo era che tu portavi a casa dei concatenamenti di cose lunghe alle quali la gente non credeva. Come si potrebbe non credere al tempo di Killian se non si sapesse che Killian aveva, chi l'ha visto arrivare in cima, chi ha registrato il suo passaggio, l'orario, eccetera, chi l'ha visto partire e arrivare in paese Cervinia e sapendo che è passato proprio sulla cresta del Leone e sulla normale italiana, andate di torno, perché se lui faceva le cose come nei miei tempi, dove non c'erano questi giudici, questi amici, non c'era il GPS che ti registrava la traccia, non c'era niente, probabilmente nessuno avrebbe creduto che una persona riesce a impiegarci così poco da Cervinia arrivare a Cervinia in ritorno. Stiamo parlando, secondo me, della cosa più tecnica e più veloce in montagna, proprio la vera montagna. Poi vabbè, ci sono i tempi del Monte Rosa, ci sono i tempi del Monte Bianco, cioè quando si inizia a parlare di 4 ore e mezza a Lagna, Monte Rosa e ritorno, cioè una persona normale difficilmente ci crede, però adesso ci deve credere perché ci sono i giudici, ci sono addirittura i cronometristi, ci sono i testimoni, ci sono i droni che ti girano sopra la testa e insomma, oltre a sapere le tempistiche, vedi anche l'atleta come si sta muovendo. Sì, adesso la documentazione c'è, cioè una volta si faceva non quasi di nascosto, però mi ricordo nell'intervista di Bruno che quando è andato a provare il record le prime volte, quando ha provato il Cervino, non era visto addirittura neanche bene dalle guide del posto, che lo vedevano partire in scarpette, andare in montagna, non era proprio, cercava quasi di non farsi vedere per non essere giudicato, perché ai tempi non era così scontato, quello che invece diciamo va di moda, comunque piace fare adesso. Questo è verissimo, questo è vero, anche nel mio piccolo c'era sempre un pelettino di critica dietro, perché il muoversi in montagna con queste velocità per molti era sinonimo di rischio ulteriore, che da una parte può essere vero, non possiamo dire di no, cioè io sono veloce in montagna, vado avanti e indietro velocissimamente, è chiaro che Killian un pochettino ha rischiato per parare, certo. È chiaro che uno che corre in solitaria da Lagna va su Monte Rosa e torna indietro, i crepaci li passa in solitaria, i ponti, è vero che passa la mattina a nata l'ora, è vero che è magro, leggero, è tutto quello che vuoi, però sono pur sempre ponti di neve dove dovresti essere legato con qualcun altro, avere una distanza tra uno e l'altro, in modo che se uno cade viene trattenuto dall'altro e via dicendo. E quindi da una parte ancora adesso sono visti in modo, diciamo, non tanto piacevole da molte persone, però insegnano anche che effettivamente delle volte la velocità in montagna potrebbe essere invece e è sinonimo di sicurezza, perché se io parto la mattina alle 8 dal fondo valle o alle 7, arrivo su una cima e alle 11 sono già alla macchina e vado a mangiare a casa a mezzogiorno, ho fatto il giro che l'altra persona invece si ritrova alle 11 ancora a 3/4 di salita e deve fare l'ultima parte ancora mare, quando iniziano ad arrivare le nuvole, quando inizia poi mare in montagna tante volte arrivare il temporale, ecco che rischia più lui di chi va più veloce. Quindi questo andare veloce per tanti viene raccontato come un metodo per essere più sicuri, però se vado veloce su sentieri normali, dove allora se io cammino sono lento, tra virgolette, se corro sono più veloce, ma il pericolo è uguale, non cambia, cioè la storia me la posso prendere anche camminando,
e se sono stanco addirittura se mi inizio a barcollare, ma me la prendo più facilmente di uno che invece è fresco. Quindi anche qua sul discorso sicurezza, insomma, siamo sempre sul filo di rasoio, no? Nel dare la colpa o la ragione a uno o all'altro. Quindi è un discorso un po' difficile, insomma. Sempre di valutazione, assolutamente. E torno un attimo sugli sci, perché comunque sci alpinismo, diciamo, classico delle gare, però qualcosina sul ripido, devo di più di qualcosina, l'hai fatta. Ma sai cosa? Il mondo della montagna in generale è bello perché è vario e quindi poi al giorno d'oggi puoi andare appunto di corsa sul Monte Rosa o sul Monte Bianco e con gli sci è uguale, puoi seguire la traccia diciamo classica, la salita classica, puoi invece andare a cercarti le discese diciamo dove non va tanta gente, ma perché quella discesa al livello che tu hai a quale sei arrivato è quella che ti dà un po' più di brio, un po' più di soddisfazione, un po' più di anche di ricerca di ricerca di se stessi, di ricerca del limite, perché comunque è umano, no? C'è chi il limite lo cerca nel tempo più basso, nell'andare e tornare da un punto a un altro, e chi cerca il limite nella parete più difficile, più ripida e comunque sciabile. Quindi ci sono i semiprofessionisti e professionisti che fanno magari quasi solo quello e io da appassionato, perché comunque logicamente mi sono voluto misurare anche lì, quindi qualche discesa che poi al giorno d'oggi sono delle classi che fanno in tantissimi. È chiaro che andavi indietro negli anni, insomma, l'attrezzatura, la poca conoscenza delle condizioni. Adesso se uno scende alla Nord della Presanella o il Canalone Neri, a parte che il Canalone Neri è diventato una pista di sci, ma bene o male, se trovi le condizioni ideali, vuol dire che è più facile scendere da quella parete e lo racconta quasi subito. Il giorno dopo, il giorno dopo ancora, c'è tanta gente che va a fare quella discesa, no? Perché sa di trovare, anche se le condizioni magari cambiano, possono cambiare anche da un giorno all'altro e anche notevolmente alcune volte. Però le notizie si sanno di più, una volta si sapevano un po' di meno, dovevi un po' andare sotto la parete anche qualche volta senza salire e scendere, e dopo tornarci, tentavi di capire lo zero termico dov'era, perché non c'era nessuno che ti diceva che lo zero termico stanotte è a 1900 metri, cioè le previsioni erano tutt'altra cosa rispetto a quelle di adesso. E quindi dai, anche lì qualche discesa insomma l'ho fatta di pareti sconosciute, l'ho fatta cercando canali, discese, forcelle nelle Dolomiti, che è pieno, insomma, dove magari non lo so, potrebbe anche non essere passato nessuno prima, o magari sono passati in pochi, non mi interessa, cioè a me piaceva quell'ambiente e sapevo che dietro c'era la possibilità di un canale che si poteva scendere se era riempito nel modo giusto di neve, perché però riempito con la misura giusta, perché se è troppo poi magari può diventare una valanga, quindi tante cose fatte qua e là, insomma, anche in questo campo. E poi mi piacerebbe raccontare del parapendio. Il parapendio per esempio è stato uno sport che ho scoperto nell'86, provate ad andare a vedere nell'86 quanti andavano col parapendio, eravamo veramente pochissimi, e c'erano anche allora tanti che andavano col paracadute da lancio in montagna e correvano giù da una discesa per non saltare da un aereo che costava di più, però dovevano correre forte perché i loro paracaduti erano porosi, cioè passava l'aria, perché quando un paracadute si apre, un paracadute da lancio non deve strapparsi, deve essere poroso, cioè, e quindi non avevano efficienza. Io invece in 86 ho avuto la fortuna di conoscere una persona che andava col parapendio, che poi nell'87 è diventato campione del mondo, Reinhard Unterholzner, è un altoatesino che abita vicino a Dobbiaco, San Candido, Prato Grava per la precisione, e lui mi ha dato i primi insegnamenti, ho avuto la fortuna di essere di lavoro in quel punto lì, in quel posto lì, con una persona così. E poi la mia bellezza del parapendio è stato voler usare il paracadute per salire delle montagne, salite da tantissimi, ma per scendere da dove non era mai sceso nessuno, per cui ero già uno tra i primi.
e poi avere la fortuna qui nelle Dolomiti di aver conosciuto i ragazzi, anche loro tra i primi, appunto erano i paracadutisti che poi sono passati, hanno capito che era meglio al parapendio, sono stati i primi a scendere dalla Prisonella, i primi a scendere dalla Tosa, i primi a scendere dalle cime più alte di questi gruppi dolomitici o diciamo ghiacciai, dei ghiacciai della Domello, Prisonella, eccetera. E quindi il nostro scopo era usare il paracadute, che però allora era, pesava tanto, era ingombrante, insomma, c'erano zaini da 20-25 kg, se dovevi avere dentro l'attrezzatura per andare in montagna, da bere, da vestirti un po', ramponi, magari la picozza, perché per esempio avevo fatto il Neri in salita, quando c'era ancora il ginocchio, che era una parete verticale, non si riusciva a scendere con i 5 gli anni là, e praticamente con quegli zaini, sono 25 kg sulle spalle, non sono proprio facilissimi da portare, però per voler arrivare in cima, adesso sono paracaduti da 2,5 kg, una volta un paracadute solo la tela pesava 6-7 kg, solo la tela, poi ci mettevi il seggiolino, ci mettevi quattro robe e arrivavi subito a 10-11 kg e dopo ci mettevi tutto il resto. Vabbè, il parapendio è stato bello per quello, perché mi ha aiutato a fare qualche concatenamento, mi ha aiutato a scoprire la montagna anche in questo senso e a provare anche lì a fare cose che non erano state fatte prima. Questa è la bellezza, insomma, della natura, no? In generale, no? Che se uno vuole, dietro la porta di casa, veramente, quando la apri, invece che fare le solite cose, basta che ti butti dove non ci sono sentieri e già diventa avventura, perché... se vai in un bosco senza sentieri, poi si cammina male, ci sono i rovi, ci sono gli spini, ci sono i rami bassi, diventa un'avventura anche quella. Insomma. È sempre con gli occhi in cui vedi le cose che puoi trovare le cose nuove, anche vicino a casa, appunto, come dicevamo. E hai detto all'inizio, quando ti sei presentato a Marche, quindi tu fai... di professione sei guida alpine, sei anche nel soccorso, quindi della Guardia di Finanza. Soccorso alpino, sì. Della Guardia di Finanza. Ti chiedevo due cose, due suggerimenti, qualcosa. È stato, secondo me, quando ci siamo visti, abbiamo parlato, dei consigli che ti dicevo adesso, un sacco di gente, c'è parecchia gente in montagna, chi più esperta e chi meno esperta, come ovunque. È stato interessante il passaggio che tu mi hai detto, che adesso la gente parte da Bergamo, parte da Trento, eccetera, eccetera, con 30 gradi, va in montagna, ma adesso anche a 2.000-3.000 metri, magari c'è qualche canalone con un po' di neve e uno parte magari da casa con l'idea di pantaloncino e maglietta, ma poi vicino al rifugio c'è il canalone di neve e poi succede quello che succede. Ma diciamo che la tendenza che si vede adesso in montagna, quest'anno 2020 ancora di più, perché con Covid la montagna un pelo di successo l'ha avuto, c'è più distanza sociale in modo naturale, e forse ha più paura, qualcuno ha un po' paura andare in spiaggia in mezzo a tanta altra gente, stare più vicini, invece in montagna comunque, quindi è una cosa che si vede un pochettino ancora di più. Tanta gente ha preso l'andare in montagna molto simile all'andare al mare. Cioè, solo che io se vado al mare, vado in spiaggia, vado a fare il bagno, eccetera, eccetera, cosa che fa tanta gente. C'è il bagnino addirittura che magari mi dice che non è il caso di entrare perché ci sono le onde alte, ci sono insomma delle correnti che magari in quel momento non vanno bene, eccetera. In montagna i bagnini non ci sono. C'è il soccorso alpino, però quando si muove il soccorso alpino generalmente è già un pochettino tardi, vuol dire che è già successo qualcosa. Prendendo la montagna come il mare, cioè con leggerezza, la gente delle volte si muove un pelo impreparata, questa è una cosa che si nota, insomma, perché la montagna ha più insidie del mare, l'hai fatto l'accenno tu, che poi è stata una chiacchierata appunto che abbiamo fatto, è quella di magari partire dalle valli e poi andare in alto, arrivare all'esempio che ho fatto nel canale di neve che magari è prossimo al rifugio, alla meta alla quale andare, e uno ha delle scarpe da ginnastica normalissime, non è bravo però a saperle usare sulla neve o comunque non sa magari nemmeno cos'è la neve, perché magari non siamo sciatori o comunque
non tutti andiamo sui 4.000 metri dove la neve c'è tutto l'anno, eccetera, e quindi trova delle situazioni che non conosce, e magari appunto siccome la meta è vicina o il rifugio appena al di là, si fida a attraversare un punto innevato che magari potrebbe essere pericoloso, oppure si muove in orari che, come dicevamo prima, non sono quelli proprio i più adatti. Cioè, al mare vado il pomeriggio, vado alle 11, vado a mezzogiorno, vado alle 6 di mattina o vado alle 4 del pomeriggio. In montagna è meglio muoversi la mattina, questo lo sanno in tantissimi. Chi ci mette il naso poi lo scopre anche da solo. Cioè, è normale vedere la montagna pulita e tutto sereno la mattina, è normale vedere la montagna con qualche nuvola, se non qualche temporale nei pomeriggi. Dura anche poche ore un temporale, però delle volte in montagna un temporale fa dei danni. I danni sono quelli che possono essere provocati dai fulmini, sono quelli che possono essere provocati dalla grandine, perché la grandine, vi garantisco, fa male se la prendi sulla capoccia e non hai magari niente e nessun posto dove ripararti in fretta, perché non hai anticipato questo pericolo. E ecco che possono appunto poi incappare in situazioni veramente pericolose, perché il semplice temporale, per chi lo prevede, per chi lo anticipa e per chi è nel posto giusto in quel momento, perché appunto può ripararsi o meno, è una cosa. Invece prenderlo dove non devi essere, dove non devi prenderlo, diventa molto pericoloso. Ci sono i sentieri che sembrano una cosa bellissima, facilissima e senza nessun pericolo, con un temporale lo stesso identico sentiero è attraversato o diventa lui stesso un fiume d'acqua che porta e trascina anche dei sassi, eccetera, eccetera, e quindi anche il semplice sentiero diventa una cosa pericolosa. Ecco che queste cose qua le si vede e capitano in montagna, insomma, a persone, perché queste persone vanno un po' impreparate. Basterebbe aprire qualsiasi sito dove digitare pericoli in montagna e darci un po' una letta, e se si seguono le famose 10 regole, che va dall'orario a dire dove si va, insomma, l'attrezzatura da portare, eccetera, eccetera, non le dico tutte 10, comunque basterebbe a non far fare o non fare incappare in un pericolo, insomma, nel rischiare, cioè, qualcosa. Un pelo di preparazione, di programmazione, può evitare un sacco di fastidi e di lavoro anche in più a quelli del soccorso. Ultimo, perché Omar ci ha parlato di tutti i sport legati ovviamente, praticamente tutti alla montagna, però anche in un post che ho pubblicato lo vediamo anche in barca a vela, perché come dicevamo prima scherzando, hai detto ti mancava probabilmente ancora un tassello, che in montagna li avevi coperti tutti, sei andato al lago o al mare a cercarlo, a cercare di coprire questa lacuna. Ma sì, dai, diciamo anche questo. Io abito vicino al lago di Garda, molto vicino, insomma. E il lago di Garda è il lago più grande d'Italia. E dove vivo io c'è sempre vento. E quindi girando in bici, andando a piedi sui sentieri limitrofi al lago, eccetera, eccetera, vedi sti windsurf che girano, e ste barche a vela, ste barchette piccole dei ragazzini che comunque fanno qualche regata, eccetera. Ed è un mondo che comunque mi ha sempre un po' affascinato. Già il parapendio ha a che fare col vento, per cui sfruttare la natura, nel buon senso della frase, per spostarsi e per magari sfidare la natura stessa con qualche strumento, come il parapendio, eccetera, come gli sci per quanto riguarda la neve, la barca a vela è sempre una cosa che mi ha un po' attratto, e alla fine con un amico, anche un mezzo parente, ma dai, vai a fare la patente nautica che può sempre servirti, non si sa mai nella vita, qua lancio in giù, eccetera. Ho detto, vabbè, un modo per approfondire di più le regole del vento, delle onde, del mare, eccetera, era proprio fare la patente, perché ti insegnano anche appunto i pericoli, come affrontarli, ti insegnano come evitarli e ti insegnano ad andare in barca a vela. Insomma, a me piaceva anche lì arrivare a essere autonomo, cioè a prendere magari
una barca o in affitto o un amico che te la presta o comunque la barca dell'amico che poi ti dice guarda, vado un attimo in Cambusa, vai tu, che... e quindi là devi regolare le vele, devi sapere come mettere la barca. Sul lago di Garda il vento è forte, non è un venticello da niente, e quindi la barca delle volte è molto 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 inclinata. Io pensavo che le barche si ribaltassero, per fortuna non si ribaltano, perché ne avrei ribaltata più di una, perché poi mi piace andare a sfidare, cioè arrivare vicino al limite proprio per conoscermi e per sapere dove la natura con quel mezzo può arrivare a diventare diciamo compagna di gioco, no? E quindi con la vela diventa quella che ti spinge, che ti fa andare più veloce, che magari ti fa arrivare in un punto più velocemente, che ti dà il brio di andare su una barca molto inclinata e di essere tu a decidere come tenerla in equilibrio per farla andare forte, eccetera, eccetera. Quindi anche questo sport lontano dalla montagna è diventato una cosa che ho praticato, che pratico. E per chi vuole andare a dare una curiosità, c'è una pagina Facebook che si chiama Dal Verticale all'Orizzontale, proprio che racconta la mia, diciamo, passione per la montagna, quindi il verticale, vuoi che sia un sentiero, vuoi che sia una parete dove arrampico, e l'orizzontale che è l'acqua, quindi che sia un lago, che sia il mare, insomma. E qua vorrei concludere, magari, visto che quei tempi siamo lì, mi hai accennato a più o meno la parete, che mi ha già sforato un po', però ti racconto un concatenamento, perché ho voluto con un amico bravo, e anche lui è appassionato di montagna, eccetera, concatenare una traversata dall'Italia alla Corsica. Abbiamo fatto solo 6 ore di attraversata con una barchetta da 9,5 metri, e c'era il mare forza 5, mi sembra che era, come con delle onde forti, e insomma è del vento abbastanza forte, per cui i tempi sono stati bassi, ma il mare era messo male. Lasciata la barca, abbiamo preso la bici, 90 km di bicicletta, si è arrivati a 1500 metri per affrontare la cima più alta della Corsica e poi ritornare alla barca e ritornare in Italia. Quindi anche con la barca a vela ho voluto concatenare la montagna alla barca, quindi è una cosa che ho fatto ormai, sono 3 anni, mi sa, 3 anni fa, 3 o 4 addirittura, ormai veramente il tempo vola, e poco dopo che avevo preso la patente della barca e che ci sapevo un pochettino, non sono bravo, però ci sapevo un po' fare con la barca, e insomma, anche se in quel caso col mare così forte, col vento forte che c'era stato, ero a mio agio, insomma, anche la persona che era con me ha detto altre persone si sarebbero viste la mano che si sarebbero cagate in conto, invece insomma tutto sommato. Devo dire che sono tanti gli alpinisti che si sono dati alla barca a vela e che ci sanno fare, quindi dai. Anche lì, penso che anche sul traghetto Forza 5 sarei stato parecchio male, quindi su una barca vera da 9 metri non voglio neanche immaginarmi sopra, assolutamente. È come un piccolo tappo che galleggia in mezzo. Io avrei aspettato più volentieri su al Monte Cinto e... Ecco, vedi che conosci anche il nome della montagna più alta della Corsica, per cui... Sì, no, la Corsica ce l'ho nel cuore, quindi... Ok, un pochino. Omar, io ti ringrazio tantissimo. Cioè, penso che hai lanciato non un seme, come dico ogni tanto, come dicevo, mi piace trovare persone come te che hanno vissuto della loro vita, loro passione e lavoro. Non si capisce dove arriva la passione e il lavoro, perché è talmente è talmente mischiato che diciamo non c'è neanche questa distinzione. Non c'è il lavoratore, poi vado a correre, poi vado là. È tutto un insieme. E di chi trasforma questa la vita in passione con tutti questi sport, cioè che riesce anche a cambiare, che si mette in gioco, perché comunque anche mettersi in gioco, anche con l'età, anche comunque con altre competenze, perché passare dall'arrampicata, non si è passato dall'arrampicata in falesia, dall'arrampicata in montagna, si è passato dall'arrampicata, la montagna, da tutto, alla barca, che penso che non ci sia, forse qualche nodo, ma non so neanche se ci siano dei nodi uguali, non me ne intendo, ma nel senso... Innanzitutto ho scoperto anch'io che le corde si chiamano cime, e che dei nodi che hanno dei nomi in montagna, sulla barca hanno degli altri nomi, però certi sono quelli, dai, per fortuna. Ecco, un piccolo punto di incrocio c'è stato, però ecco,
La cosa che mi piace portare è la testimonianza di persone che hanno vissuto vite così, perché ripeto, per tutti i giovani che magari fanno fatica a trovare qualche spunto, qualche maestro, qualche persona che li accompagni, adesso che questi social possiamo utilizzarli per comunicare. Una volta si poteva adesso comunicare una persona che ha fatto di tutto e di più, magari qualche stimolo a qualcuno siamo riusciti a darlo, qualche idea, qualche spunto, e sarebbe una gran bella cosa. Omar, io ti ringrazio un sacco. Ricorda la pagina Facebook? Ma guarda, su Facebook basta digitare il mio nome e cognome, Omar Prandi, e c'è il mio diario, diciamo, che tra l'altro non è che lo aggiorno più di tanto, ma ho ben 18 gruppi, tra i quali c'è Scialpinisti, che siamo attorno ai 9.000 insomma, iscritti, ma anche in qualche altro i numeri sono abbastanza alti, e quindi insomma dai, su Facebook mi trovate, adesso tanti lo usano, non ho fatto anche Instagram perché sennò non ci sto dietro più niente, però ho iniziato con quello, sto mandando avanti quello, qualcosa scrivo, ma più che altro condivido magari cose delle quali vengo a sapere, tipo gli ultimi record che sono stati fatti in montagna, eccetera, e la parentesi che ti ho fatto di Manini, così, dell'orto, cioè, che è di questi giorni, a breve forse sapremo qualcosa, e per cui magari chi vuole conoscermi o chi vuole domandarmi qualcosa o così può farlo, insomma, usando Facebook e col mio nome e cognome entrate, o la pagina della Guida Alpina o la pagina, insomma, da alpinista normale e da Omar Prandi come persona sulla faccia della terra uguale a tanti altri. Ottimo, perfetto. Quindi avete anche come contattare Omar. Ti ringrazio ancora. Grazie a tutti quelli che sono stati con noi in diretta, a quelli che vedranno l'intervista in futuro, e buona serata a tutti. Grazie ancora Omar. Ciao a tutti. Ciao a tutti anche da parte mia.